e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e benvenuti. Allora, chissà in questi giorni a quante persone sono tremate mani e gambe per il famoso caso del salvataggio delle quattro banche da parte del governo. A salvataggio è avvenuto con questo blitz di domenica scorsa. Perché faccio questo riferimento? Perché di notte, in qualche per l'appunto. In che senso? No, abbiamo detto, no? Cosa tra una notte e l'altra con Zucca. Allora, quante volte raccomandiamo ai nostri ascoltatori di rivolgersi per curare il proprio risparmio, le proprie scelte di investimento, per fare un'adeguata pianificazione finanziaria personale e familiare, di rivolgersi appunto ad un buon consulente finanziario. Sappiamo che il mercato è ricco di queste professionalità. Ne troviamo in banca, ci sono i promotori finanziari, anche se oggi questa definizione è sempre meno usata e sta lasciando il posto a quella di consulenti finanziari, e poi c'è il mondo relativamente nuovo dei consulenti indipendenti. Ebbene, in questi giorni si sta definendo in Parlamento, non sappiamo bene se sarà la volta definitiva, il pacchetto di norme che disciplinano la cornice legislativa dove tutti questi soggetti dovrebbero operare attraverso la nascita dell'albo unico dei consulenti finanziari. Ma è una nascita un po' sofferta, non è così semplice, e oggi noi ne parliamo a Cuore Denari. Investire informati. Investire informati, è bene che di queste novità i nostri ascoltatori capiscano tutte le implicazioni, anche se è un tema un po' ardito e complicato quello che abbiamo deciso di affrontare questa mattina, però ci proviamo, perché se parliamo solo di temi semplici allora è facile per tutti, no? 800 24 00 24, come sempre microfoni aperti agli ascoltatori se avete delle curiosità su questo tema, che ci rendiamo conto non è di immediata portata. È in corso in questi giorni la discussione in Commissione Finanze della Camera dei Deputati sul progetto appunto di legge, la discussione sul progetto di legge norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria. Il provvedimento ha già avuto il via libera da parte del Senato, ma alla Camera è successo di tutto. E allora, perché questo tema deve interessare le persone che ci ascoltano, lo capiremo con i nostri ospiti. Fra un attimo ci raggiunge Gianfranco Ursino, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, che questo tema lo conosce molto bene. Nel frattempo abbiamo con noi Luca Mainò, membro del direttivo di NAFOP, che è l'Associazione Italiana dei Professionisti e delle Società di Consulenza Finanziaria Indipendente, FIONLI. Mainò, buongiorno e ben ritrovato. Ciao a tutti. Hai sentito lui come ormai di casa? Bene, ci piace. E abbiamo interpellato anche Fabio Perna, che è sempre un consulente indipendente, anche il dottor Perna è stato spesso nostro ospite, ha la responsabilità della Commissione dei Rapporti Istituzionali di NAFOP. Perna, ho ricordato tutto correttamente? Lei praticamente è l'incaricato a Roma di gestire le relazioni con i parlamentari per seguire un po' direttamente, proprio da vicino, il percorso parlamentare che questo provvedimento sta avendo. Buongiorno. Buongiorno, informatissima e precisa come sempre. Come sempre, conosco bene. Rosciani, a lei e agli ascoltatori. Grazie. Allora, tra l'altro, lo chiarisco subito per chi ci cominciasse a chiedere perché non avete fatto il contraddittorio, perché non ci sono anche i promotori finanziari, eccetera, eccetera. Ovviamente li abbiamo invitati, non hanno detto di non poter intervenire quest'oggi, per cui io vi racconto proprio in maniera molto trasparente come sono andate le cose. Allora, adesso con Gianfranco Ursino, non appena ci raggiunge, ci faremo fare un riassunto rapido della questione per renderla proprio comprensibile ai nostri ascoltatori, perché si sta andando alla nascita dell'albo dei consulenti, perché è un tema del quale si discute da almeno 3 anni, poi si discute appunto di questo da almeno 3 anni, ma il tema che in questi giorni sta creando molto fermento, per non dire attrito, in tutto il mondo della consulenza è che il nascente albo unico dei consulenti finanziari non avrà al suo interno l'aggettivo indipendente, e tra l'altro, tra le altre novità, potrà anche accogliere agenti di assicurazione, persone fisiche. C'è veramente qua un povero risparmiatore, io mi chiedo come si possa orientare. Allora, Mainò, vengo subito da lei. Deve cambiare il suo biglietto da visita oggi, non da presto praticamente lei non si chiamerà più consulente indipendente, ma consulente che opera in regime di esenzione. Ce la spiega questa? Ma allora, stiamo rivivendo con un incubo quello che è successo nel 2006. Nel 2006, qualcuno di voi si ricorderà, passò alla Camera in sordina un emendamento che riservava solo alle banche la consulenza finanziaria, no? Quindi con un blitz del governo dell'epoca. Ecco, chiaramente, ecco, oggi è più o meno la stessa cosa. Quindi oggi in sostanza si cerca di vietare ai consulenti indipendenti la possibilità di chiamarsi indipendenti, tra l'altro un termine che non c'è mai
stato contestato da 15 anni da nessuno, neanche a livello istituzionale, quindi è una cosa abbastanza paradossale, ma questa noi riteniamo che sia solo la punta di un iceberg, nel senso che quello che noi abbiamo dovuto sopportare in questi 10 anni è ben altro, il nome è solo una bazzecola, cioè ricordo ad esempio, tanto così per avere un'idea, quindi mi rivolgo anche agli altri professionisti che lavorano quotidianamente come avvocati commercialisti in giro, no, per le città, mi ricordo che la Consob addirittura ha detto che è vietato solo ai consulenti indipendenti di svolgere l'attività al di fuori del proprio studio, cioè in sostanza i consulenti indipendenti devono vivere esclusivamente all'interno delle proprie mura e attendere che i potenziali clienti vadano da loro. Ecco, questo è. Allora, è una questione veramente complicata, peraltro adesso devo andare a raccontare cosa sta succedendo in borsa, ma dobbiamo anche rispiegare ai nostri ascoltatori che si sono persi le puntate passate fatte proprio esplicitamente su questo argomento, dobbiamo spiegare ai nostri ascoltatori la differenza fra la vostra professione, il vostro tipo di consulenza e quella dei promotori finanziari, che abbiamo sempre avuto, come dire, la presunzione di dire non sono professioni che si vogliono contrapporre. Perché voi fate una cosa, il promotore finanziario, il consulente finanziario ne fa un'altra. Detto questo, in realtà l'attrito c'è, la contrapposizione c'è e questa questione di togliere l'aggettivo indipendente è una battaglia alla luce del sole che viene condotta proprio dall'ANASF, l'associazione dei promotori finanziari, che peraltro oggi non vuole più neanche chiamarsi così, non vuole che si dia più la definizione completa. E come si chiamano? ANASF e basta, mi hanno spiegato che io devo chiamarli solo così, ma non devo dire che è l'associazione dei promotori finanziari, anche questa è una cosa che mi è un po' bizzarramente oscura, però pare che appunto nell'ultimo congresso di questa associazione il presidente rieletto Maurizio Buffi, che ribadisco avevamo invitato, oggi non è potuto essere con noi, ha ricevuto esplicitamente questo mandato, quello di mettere in atto azioni concrete affinché nel testo unico della finanza vengano classificati i consulenti fee only come consulenti finanziari, elidendo il termine indipendenti, e questo perché secondo l'ANASF lo interpreterebbe in questa maniera la nuova direttiva MiFID 2. Che mondo complicato. Intanto vi racconto la borsa e poi ne ritorniamo su questo tema. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'istituto tedesco Qualità e Finanza. Cuore e denari. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Le parole a volte fanno la differenza. I nomi che si scelgono per individuare qualcosa possono significare davvero molto. Oggi a Investire Informati stiamo parlando di una questione non semplicissima, ma che è bene che gli ascoltatori, i nostri amici risparmiatori, conoscano bene, perché devono sapere quali sono le persone alle quali si rivolgono per gestire il risparmio personale e familiare. Questi professionisti hanno un albo, questo albo che sta nascendo in questi giorni in Parlamento dopo anni veramente di dibattito, si chiama Albo Unico dei Consulenti Finanziari, ma praticamente all'interno di questo albo ci dovrebbero essere da una parte i promotori finanziari che operano per delle società mandanti, dall'altra parte i consulenti finanziari indipendenti, ma si sta consumando una battaglia perché l'associazione dei promotori finanziari vorrebbe, e è riuscita in questa battaglia, a togliere l'aggettivo indipendenti all'altra categoria. Allora noi stiamo cercando, cerchiamo anche di non prendere delle posizioni, stiamo proprio cercando di spiegare agli ascoltatori che cosa è accaduto, in modo tale che un domani che vanno a scegliere il consulente che fa per loro sappiano che si chiameranno diversamente. Quindi, cara Nicoletta, ho deciso di andare dal consulente che opera in regime di esenzione. Tu dove andrai invece dal consulente che può fare l'offerta fuori sede? Com'è che si chiama Gianfranco Ursino? Buongiorno. Intervengo quindi direttamente su questo scioglilingua. Esatto. Che saranno gli attuali promotori finanziari che saranno adesso chiamati con a tutt'oggi, secondo quelli che sono i passaggi parlamentari, sono dei soggetti abilitati a svolgere l'attività fuori sede. Ecco, perfetto, chiaro, quindi fuori, no? Dalle quattro mura. Zia Maria capirà, cioè, sì. Chiarissimo, certo. Quindi poi dopo uno si chiede perché si compra l'obbligazione di Popolare dell'Etruria a un povero disgraziato, l'obbligazione di Banca Marche, perché il dipendente della banca ha un po' più forza magari di tutto questo, è un po' più chiaro come profilo magari professionale, poi magari non sappiamo se opera
correttamente o meno, piazzando anche questi prodotti. Gianfranco, facciamo un rapidissimo punto della situazione, così la rendiamo comprensibile ai nostri ascoltatori. Ci diceva prima Luca Mainò, in rappresentanza di NAFOP, che si sta parlando da anni della nascita dell'albo dei consulenti. Si chiamava anche Casa della Consulenza, Casa Comune della Consulenza. Sì, provo a farlo velocissimamente. Bravo, facci i tre punti chiave di questa storia. In Italia ci sono diverse figure professionali che prestano il servizio, che assistono naturalmente i risparmiatori per fare i loro investimenti. C'è, come dicevi prima, il dipendente bancario, lo sportello, c'è il promotore finanziario, il private banker, tutti i soggetti che operano con, sono dipendenti di un intermediario di una banca, oppure operano con un mandato specifico in esclusiva per quella banca. Dopodiché nel 2007, con l'introduzione della MiFID, della direttiva MiFID, è stata prevista anche la possibilità di introdurre nell'ordinamento italiano questa figura del consulente finanziario indipendente, che cioè lavora senza avere un legame diretto con un intermediario, che viene pagato, cosiddetto parcella, fee only, direttamente dal cliente, come qualsiasi altro professionista. Se andiamo dal commercialista, lo paghiamo noi direttamente. Il commercialista non è a sua volta, esatto, poi non è che incassa dei soldi da parte di una sua casa madre. Questa è una delle tante differenze che lo differenzia appunto dall'altra categoria, intanto la modalità con cui viene remunerato. Tutti poi possono prestare il servizio di consulenza su base indipendente, quindi anche chi oggi, tutt'oggi, no, lavora per, con un mandato per una casa specifica. L'importante è che venga chiarito anche all'atto pratico, poi in quel caso, davanti al cliente, questa possibilità. E poi lo vediamo anche con se vuole fare anche, diciamo, il promotore finanziario la sua attività con tutta la sua indipendenza che vuole dalla casa madre, può farlo vedere al cliente con i consigli pratici che poi darà. Certo. Quindi non vedo questa difficoltà ad andare avanti questa anche perché molti oggi lo fanno di fatto. Faccio un esempio: ci sono molti promotori finanziari che operano per delle società che mettono a disposizione prodotti di investimento di 2000 tipi, per cui di fatto già una consulenza indipendente la fanno. L'obiettivo era proprio di consentire al risparmiatore di sapere chi ha di fronte, no? Di capire se c'è innanzitutto una persona che è abilitata a svolgere questo servizio. Quindi abbiamo detto: facciamo nascere un albo, no? Un albo che era per i consulenti finanziari indipendenti, perché quello per i promotori finanziari già c'è ed era nato qualche anno fa, dopo anche lì una lunga gestazione. Anche lì hanno dovuto attendere i promotori finanziari per avere il loro albo 10 anni. Alla fine, visto che c'era un problema di costi, che naturalmente ci sono anche quelli, per avere un organismo che mi gestisce l'albo, dico delle cifre non a caso perché sono andato a vederle, sono 5 milioni l'anno per avere un albo tutta la sua regolarità e funzionalità. Quindi c'erano dei problemi, perché oggi come oggi i consulenti finanziari indipendenti sono intanto pochi, hanno magari, quindi non ci risorse. Sono, quindi cosa ha deciso il legislatore, tavoli di lavoro anche con le associazioni e con lo stesso l'organismo che gestisce l'albo dei promotori finanziari. Accogliamo all'interno del già esistente organismo che gestisce l'albo dei promotori finanziari, accogliamo anche i consulenti finanziari indipendenti. Si era trovata anche la quadra sui nomi e tutto. Dopodiché, adesso, come raccontate prima, c'è stato questo blitz, questo cambio, che poi io ho detto in più occasioni in questi mesi, che si vedeva che c'era la quiete prima della tempesta, perché su alcuni aspetti, come anche quello della rappresentanza in questa futura casa della consulenza, erano lì sempre che covavano, perché in passato si erano già i diversi fronti domani. Fabio Perna, Davide contro Golia, sostanzialmente un po', però avete avuto in questo momento una perdita di una battaglia importante. Mi stavo chiedendo, no, lei che gestisce i rapporti istituzionali per conto di NAFOP, per cui è quello che io in occasioni pubbliche ho preso anche in giro Fabio Perna, dicendo, visto che per contiguità territoriale quello più vicino a Roma, gli tocca andare a parlare con i parlamentari che li devono rappresentare ovviamente poi in Parlamento per queste battaglie, mi rendo anche conto che è molto difficile da far comprendere ad un parlamentare che ti deve rappresentare in Parlamento una situazione come questa, che ci sembra veramente una giungla, un ginepraio. In sostanza, poi ecco lì in Commissione Finanze, lei che l'ha un po' vissuta un po' più da vicino rispetto ad altri, che cosa è successo? Perché insomma, questo aggettivo che vi è stato scippato, poi secondo lei c'è la possibilità che rientri in gioco prima o poi, magari con una battaglia di qualche parlamentare che porti avanti le vostre istanze?
Allora, andando per ordine, intanto che cosa è successo? È successo che sostanzialmente mercoledì della scorsa settimana diciamo che si è materializzato questo emendamento che era diciamo aleggiava attraverso gli organi di stampa da qualche giorno e che diciamo l'ANAS aveva sostanzialmente anticipato, volto a modificare la denominazione dei consulenti finanziari indipendenti. Sembra che la prima proposta fosse quella di chiamare tutti indistintamente consulenti finanziari, il che dal nostro punto di vista avrebbe ingenerato una enorme confusione al risparmiatore, perché noi ci rifacciamo semplicemente a quello che è un dettato legislativo europeo, quindi alla normativa MiFID, perché riteniamo che poi si debba andare alle leggi e non alle interpretazioni di natura personale. In Europa, al di là poi dei singoli distinguo nei paesi, sostanzialmente si sono create due categorie: il cosiddetto tied agent, quindi l'agente collegato, quindi ha un mandato da una banca, da una SIM, da un'assicurazione, eccetera, eccetera. Quindi un soggetto che in buona sostanza opera in conflitto di interessi, conflitto di interessi derivante dal fatto che colloca i prodotti che la sua mandante gli mette a disposizione. Altra categoria sono i fiolli, quindi coloro i quali hanno un'indipendenza soggettiva derivante dal fatto che non hanno mandato da nessuno se non dal proprio cliente. Tanto per far guarda, mi fermo un attimo, Perna, poi tra l'altro devo andare anche al traffico, poi la faccio proseguire per farlo capire anche ai nostri ascoltatori. Paradossalmente una persona può essere seguita da entrambe le figure, può stare, come dire, può essere seguito da un promotore finanziario e farsi suggerire un tot, un pacchetto, un portafoglio di prodotti che gli consentano di fare la pianificazione finanziaria che gli serve, dall'altra parte può anche chiedere la consulenza di un consulente indipendente che gli faccia uno screening, insomma una piccola pagella, un piccolo esame di tutti i prodotti che ha nel suo portafoglio, gli dica: guardi, secondo me questo va bene o non va bene. È chiaro che il promotore finanziario non è contento perché chiede un parere in più, però teoricamente una persona può essere seguita da entrambe le figure professionali. Perna, in 5 secondi. Si verifica, è una pratica che ormai è diffusa anche nel nostro paese. Consolida, esatto, per cui ecco, teoricamente non è che vi fate poi una, come dire, non mi viene adesso il termine, una concorrenza diretta, esatto. Ma non vi è nessuna sovrapposizione, ecco. Ovviamente ciascuna figura professionale opera correttamente e nel proprio ambito professionale, soprattutto con la propria deontologia professionale. Però insomma di fatto evidentemente al consulente finanziario che opera in questo regime di conflitto di interessi date un po' fastidio, di conseguenza un po' di maretta. Esatto, poi tra l'altro che differenza numerica c'è, quanti sono i consulenti? Ma no, vengo a lei prima di andare al traffico, i consulenti indipendenti in Italia quanti sono? Ma guardi, noi abbiamo stimato che siano più o meno più di 1000 in questo momento operativi. I promotori finanziari? Da 10 anni. Esatto, esatto, che non siete potuti aumentare per questo motivo. Esatto. I promotori finanziari quanti sono? Ma saranno operativi, saranno a più di 30.000. Ecco, per cui voglio per dire. Per questo tu dicevi Davide Golia. Davide contro Golia, esatto. Mi sembra una battaglia di retroguardia un po'. Vabbè, ma questo è un mio giudizio. Detto questo, evidentemente le loro ragioni reali. In quei 1000 che dicevano mai no e chiudo velocemente, sì. Ci saranno i tanti che sono ancora quelli anche in attesa di poter fare la professione. Esattamente, perché infatti. Non tutti possono abilitati oggi a farla. Come si soffermava proprio su questo Luca Menò. Allora andiamo al traffico, vai, prendiamoci un attimo di pausa perché ci sta fumando il cervello in questa vicenda. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Cuore e Denari. Potevate mica pensare che oggi il domandone non facessimo, ma figuriamoci, non siamo già qua pronte, qua travestite da Mike Buongiorno, io e Nicoletta. Tra l'altro una donna che ha fatto dei gran quiz in Italia non c'è mai stata.
Non mi viene in mente. Pensiamoci quindi... un attimo. Allora, aspetta. Domandone di oggi. Stiamo parlando delle varie forme di consulenza finanziaria di cui possiamo avvalerci. Ci sono tante diverse tipologie di professionisti, ne abbiamo elencati nel corso della trasmissione, lo ha fatto proprio poco fa Gianfranco Ursino. Inconsapevolmente me l'ha fatto lui l'elenco, per cui diteci almeno le tre principali denominazioni che avete colto anche dalla nostra trasmissione. Valgono solo le risposte all'800 24 0024, al più veloce preparato andrà un libro della nostra libreria. Fabio Perna, l'ho prima interrotta brutalmente nella sua ricostruzione, come dire, sul versante politico di questa vicenda così complicata. Allora, a Roma, a questo punto, che tipo di scenario si apre? Ci racconti un po'? Uno scenario che, ecco, come dicevo, si è aperto mercoledì scorso, con poi la materializzazione di questo emendamento, in merito al quale c'è già stata un'animata discussione alla Commissione Finanze, perché ovviamente diciamo anche noi stiamo rappresentando le nostre istanze basate su quello che ho detto prima in relazione soprattutto alla normativa MiFID, e quindi comunque di far uscire un testo che poi sia conforme ai dettami legislativi europei. Pertanto al momento diciamo che il punto di mediazione è stato quello di cambiare la denominazione da consulenti finanziari indipendenti in consulenti finanziari in regime di esenzione. Che è ovvio che come categoria e come associazione stiamo proseguendo la nostra opera per far comprendere in tutte le sedi istituzionali e politiche che questa dizione intanto non è assolutamente chiara, e quindi riteniamo che non sia di tutela e di trasparenza nei confronti del mercato dei risparmiatori, che riteniamo essere il principale soggetto che va tutelato. Benissimo. Secondariamente sì, non è conforme al dettato europeo. Luca Mainò, allora, lei che cosa ci dice a proposito della modalità con cui continuerete la vostra battaglia, se vorrete farlo naturalmente, per riappropriarvi della vostra caratteristica, del vostro requisito di base, che è quello dell'indipendenza? Farete leva sui parlamentari che vi aiutano? Se non mi sbaglio, da parte vostra ne avete uno di 5 Stelle e uno del PD, mentre dall'altra parte, che è il signore praticamente che ha presentato l'emendamento che ha scippato l'aggettivo indipendente, è un parlamentare di Scelta Civica. Quindi diciamo l'ANAS fa da parte su Scelta Civica, voi avete 5 Stelle e PD. Ho sintetizzato bene la situazione, che adesso non so quanto ai nostri risparmiatori possa interessare, però insomma, detto questo, cosa farete anche voi, ecco, allora, dal punto di vista istituzionale? Non è una questione politica, perché esatto, è una cosa trasversale. Se ricordi benissimo che ha intervistato direttamente al nostro congresso l'onorevole Giorgetti, che è di Forza Italia, per dire, cioè, quindi è la cosa trasversale. Però ecco, ci tenevo a dire una cosa velocissima, ossia che la direttiva tende esattamente al contrario di quanto è passato in commissione. Cioè la direttiva tende, come accennava Perna, a chiarezza e trasparenza. In commissione è stato detto che bisogna chiamare i consulenti in regime di esenzione perché la MiFID lo vuole, perché il famoso leitmotiv, perché lo vuole l'Europa. È totalmente una bufala, questa è una bufala. La MiFID chiama tied agent, appunto, i promotori, altro che consulenti abilitati all'offerta fuori sede, e gli altri li chiama financial advisor. Pensate che addirittura la Consob ha previsto la radiazione, cioè la massima, come dire, pena, diciamo così, per chi perde il requisito di indipendenza. No? Quindi questa cosa deve emergere, i clienti, gli investitori devono sapere, conoscere il soggetto che è stato, che si presenta. Questo è il primo concetto fondamentale. L'altra cosa, ringrazio Gianfranco Ursino per aver toccato il tema dell'albo e della sostenibilità, quindi dei costi di questo albo. Addirittura era circolato qualche anno fa una sorta di business plan che prevedeva addirittura lo stanziamento da parte dello Stato di 2 milioni per far partire un albo. Noi dimostrammo, in una logica di spending review, che bastavano poche migliaia di euro, meno di 200.000 euro, e ci saremmo noi accollati come associazione l'onere di far partire, quindi stanziando noi stessi questa cifra, e ovviamente fummo derisi, sostanzialmente. Grazie Mainò per aver fatto anche questa ricostruzione. Ribadisco poi alla fine alla persona che deve essere seguita per fare l'annosa pianificazione finanziaria della famiglia, queste dinamiche veramente arrivano con grande difficoltà. Il tema è che adesso
adesso sa che c'è la nascita di questo albo all'interno del quale ci sono due mondi diversi che convivono, per cui magari andrà a sfrucugliare un po' meglio, no, Gianfranco, fra queste diverse professionalità di cui può avvalersi. Se troverà il termine in regime di esenzione, sa che è la figura dell'indipendente, al contrario del promotore finanziario, che è la figura che opera fuori sede. Vabbè, insomma, non lo ribadiamo. 30 secondi per concludere, Gianfranco, ve ne occupate su Plus 24 questo weekend? Ce ne siamo occupati in queste ultime settimane per seguire proprio questi passaggi parlamentari. Dopodiché, naturalmente, adesso il percorso è ancora lungo, perché visto che ci sia questi altri ben atto, e quindi continueremo a farlo. Grazie.